Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi parleremo dell'ora di religione all'interno delle scuole non universitarie e credo che ognuno di noi si sia chiesto almeno una volta nella vita se l'ora di religione fosse obbligatoria, se comunque potessimo rifiutarci di frequentare questa fatidica ora di religione. La Corte Costituzionale si è espressa nel merito e andremo a vedere quindi attraverso la decisione di quest'ultima come ribellarci in un certo qual senso a questa ora di religione così pesante. Innanzitutto bisogna dire che il nostro ordinamento è di tipo laico. Quindi uno Stato che non riconosce una religione sua propria, e quindi entra in gioco in questo argomento il principio di laicità che andiamo ad riscontrare attraverso la lettura degli articoli 7, 8, 19 e 20 della Costituzione. La questione di cui si è occupata quindi la Corte Costituzionale era quella di andare a vedere se la legge 121 del 1985, ossia ratifica ed esecuzione dell'accordo con protocollo addizionale che apporta modificazioni al concordato del 1929, quindi dell'accordo tra Stato e la Chiesa. In particolare, nella vicenda in esame viene in rilievo la legittimità costituzionale dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole non universitarie. La Corte Costituzionale, con una decisione interpretativa di rigetto, ha messo dei paletti, ossia ha deciso che l'ora di religione all'interno delle scuole non fosse obbligatoria e gli studenti che si rifiutassero di andare a seguire una lezione di quest'ultima non hanno l'obbligo di andare ad integrare quell'ora buca. Questo grazie alla lettura congiunta degli articoli che abbiamo citato prima, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione. Quindi si è dato rilievo al principio di laicità in questo caso e mettendo comunque sullo stesso piano, anche se in maniera indiretta, tutte le religioni all'interno che entrano dentro il nostro ordinamento. Quindi diventa obbligatorio per lo studente, quindi frequentare l'ora di religione, solamente nel caso in cui sia lui stesso ad voler, quindi andare a inserire nel proprio piano di studi, l'ora di religione.